Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Mi fa troppo strano riprendere a registrare questo genere di video davanti alla telecamera e con tutte le mie attrezzature. Comunque sì, eccomi qua dopo un bel po' di tempo. Purtroppo lo studio mi ha praticamente rapita. Terminato lo studio perché appunto la laurea fortunatamente è andata. Terminato quello è subentrato tutto quello che avevo lasciato in sospeso, tra cui sistemare dei mobili qui in casa, sistemare gli armadi e quindi sì, avevo tantissime cose arretrate che dovevo assolutamente risolvere prima di ogni cosa. E quindi sì, per non lasciare il canale privo di video, mi sono detta, spero che piaceranno, ma mi dedicherò a dei vlog, perché questo genere di video, quelli dove io mi metto qui ferma davanti ad una telecamera, insomma, impiegano un pochino più di tempo. Nel caso in cui mi accorgo di non essere a fuoco, devo rifare delle parti, come in questo caso. Mi auguro che si rimetta a fuoco da sola. Ok, eccomi qui. Devo rifare appunto delle parti e non, insomma, non mi era assolutamente possibile. Esattamente, è stato attesissimo da molti di voi. Questo sarà un video ask. Molti di voi me l'hanno richiesto, ma veramente tantissimi di voi mi hanno richiesto questo video dove appunto mi metto qui e rispondo ad un po' di domande. Purtroppo devo annunciarvi, diciamo, come premessa che non risponderò a tutte le domande, perché ci sono alcune domande che insomma vanno un po' nel personale, nella privacy, vanno a toccare un po' di argomenti privati e ci tengo a tenerli tali, quindi ci tengo a tenere la privacy su determinati tipi di argomenti. Uno perché sì, ho tante persone che mi circondano, che mi vogliono bene, vogliono soltanto il mio bene, tante persone che appunto sono affezionate a me e quindi vogliono bene, ecco, e insomma. E non ne dubito, però poi ci sono dall'altro canto delle persone che, ecco, non aspettano altro che farsi gli affari tuoi, non aspettano altro che stare lì, puntare il dito e così via. Quindi lo faccio non tanto per queste persone quanto per me, perché insomma di queste persone ce ne saranno sempre. Queste persone saranno sempre presenti purtroppo nella vita di ognuno di noi, perché come c'è il bene c'è sempre il male, quindi insomma, però vi terrò private determinate cose alle quali tengo tantissimo, quindi abbiate pazienza se alcune domande non potrò rispondervi, che è giusto così, insomma, c'è un motivo per cui la vita privata si chiama tale. Sto caricando le foto, screenshot, che ho salvato sulla posta elettronica. Ok, bando alle ciance, andiamo alle domande. Io ho qui insomma un po' di screenshot che mi sono per l'appunto salvata. Innanzitutto, insomma, questa è stata una domanda che mi è stata fatta molto spesso, soprattutto su Instagram e molto pure prima che iniziassi a fare video su YouTube. La ragazza che mi segue anche qui su YouTube, infatti questa è una domanda che mi è stata fatta sotto ad un video di YouTube, che è Mai Dolce Ale. Scrive: ma il colore dei capelli è tuo o fai la tinta? Allora, questo è il mio colore naturale dei capelli, che con i riflessi su, insomma, prendono un po' di nocciola, un po' di doratino all'interno, ma sì, sono i miei capelli naturali. Al momento ancora non ho capelli bianchi, genetica viene a me bellissimo così, perché insomma mia madre e mio padre molto tardi hanno iniziato a formare i capelli bianchi, quindi fortunatamente tarderò molto probabilmente ad avere i capelli bianchi in testa. E infatti tutte le mie sorelle, a parte una, quindi 3 su 4 di noi, non abbiamo avuto nessun tipo di problema a livello di capelli bianchi precoci, per così dire. Quindi nessuno di noi 3 fa le tinte. Cioè per me stupenda, perché è una noia in meno, parliamoci chiaro. Meglio così. Quindi sì, sono i miei capelli naturali, anche se ho intenzione di andare a fare un po' di riflessi nocciola, che probabilmente in estate mi verranno questi 5 minuti, o lo farò o comunque l'abbandonerò, questo è poco ma sicuro. Comunque andiamo avanti. Sono Nada Alani, spero di pronunciare bene i nomi comunque. Scrive: ciao, bellissima, complimenti, vorrei chiederti con che cosa registri e che effetto applicazioni usi per montare i video. Allora, per montare i video io utilizzo
Kine Master, spero che si pronunci così, comunque sì, Kine Master perché è un'applicazione sia per PC che per cellulari. Registri, io registro con il mio dispositivo che fa video in HD, sono felicissima, quindi mi piace. Per il momento penso che continuerò a farmi così i video, poi magari più avanti vediamo, vediamo, ci pensiamo un pochino. Ok, andiamo avanti. Una ragazza che mi commenta molto spesso sotto i video mi scrive, è Luna Piena, mi scrive perché lo chiami fidanzato, non ha un nome e io qui l'ho risposta, però risponderò a tutte quelle che si staranno chiedendo più o meno la medesima cosa. Dato che questo è un video ask, insomma, potrà essere utile. Sì, non lo chiamo per nome perché ovviamente questo fidanzato ha un nome, ce l'ha, ha un'identità, però appunto non lo chiamo per nome perché ci tiene tantissimo alla sua privacy. Sono io che ho deciso di mettermi su social, utilizzarli in questo modo, quindi coinvolgendovi e coinvolgendo anche un po' me, un po' la mia vita. Lui, insomma, ci tiene tantissimo alla sua privacy e qui ci tengo a non citarlo, o perlomeno se mi scappa, vabbè, fa nulla. Però ecco, se mi rendo conto, cerco di non dire il suo nome, come giusto che sia. Non ha social, non ha nulla, non ha né Facebook, né Instagram, né nulla. Mi sembra giusto così. Ho deciso io di mettermi in pubblico, per così dire, lui no, quindi credo che sia giusto così. Poi un'altra ragazza, Valeria Russo, mi scrive. La domanda è: come mai hai scelto l'università a Roma? Andiamo un po' per volta perché mi ha fatto un po' di domande. Ho scelto l'università a Roma con un po' più di motivi. Il primo tra tutti, ovviamente, è il fatto che io a Roma ho il mio fidanzato, quindi avevo un appoggio nel caso in cui avessi avuto bisogno di appoggiarmi da qualche parte quando dovevo o seguire le lezioni o andare a fare gli esami o qualsiasi altra cosa. Quindi questo è stato il primo motivo, quindi il motivo primario per il quale io mi sono iscritta all'Università Roma, alla Roma 3. Seconda cosa, l'università che frequento io, ovviamente c'è anche qui nella mia regione, in Campania, è per metà statale e per metà privata, quindi le tasse sono molto molto alte e all'università nella quale vado ho avuto addirittura l'opportunità di poter partecipare ad alcune borse di studio vincendole, quindi mi è stata data anche questa opportunità, quindi ben venga, ancora meglio. Valeria Russo mi dice: il fidanzato l'hai conosciuto prima dell'università o durante? Il fidanzato no, non l'ho conosciuto durante l'università perché stiamo insieme da 7 anni, quindi no, non l'ho conosciuto in questo periodo, anzi direi un bel po' di anni fa, quando ero single, ero in vacanza con una mia amica, lui era in vacanza con un parente, con un cugino e ci siamo conosciuti in vacanza. Quindi sì, ci siamo conosciuti un bel po' di anni fa. Hai qualche appoggio a Roma? Ho già risposto, sì, ho un appoggio a Roma, ho il fidanzato che è romano, vive a Roma e quindi mi appoggio a casa sua, quindi a casa dei suoceri quando ho bisogno di rimanere lì a Roma per un po' di tempo. Un'altra ragazza, Vanessa Garibotti, sì, mi dice, vabbè, insieme a un messaggio molto gentile, sono innamorata dei tuoi vlog, sei incantevole, appena avrai tempo, cosa ne dici di farci vedere magari cosa compri e che ricettini fai per mangiare sano? Un bacione. Abitando con mio padre, sono io che mi occupo dei fornelli, del cucinare e così via. E in verità, questo è un periodo stato molto strano perché sono stata super impegnata con la preparazione della tesi e così via, quindi ho dedicato veramente pochissimo tempo alle varie ricettine. Preparavo cose standard, ecco, minestroni, fagioli e così via, quindi cose veramente molto veloci. Però sì, mi piace molto dilettarmi in cucina e fare ricette un po' così. Lo farò vedere senz'altro in qualche magari what I ate in a day. Sicuramente ho intenzione di fare dei video dove vi mostro qualche ricettina un po' più particolare che faccio solitamente, ma non spesso, proprio perché c'è bisogno un po' più di tempo quando si vuole spaziare con la fantasia in cucina. Eccomi qua. Allora, ho avuto un po' di problemi con la wifi, non mi caricava più come dire, le foto. Allora, la prossima domanda è di India 76. Questa ragazza mi commenta molto spesso sotto i video, anche lei ha un canale YouTube, è molto simpatica. Questa ragazza mi dice, mi scrive un bel po' di righe e poi mi chiede: la scadenza della data di apertura quant'è? Quella di, insomma, della palette di Makeup Revolution è di 24 mesi. Poi mi chiede: riesce a usarli tutti prima che scadano? No, ovviamente, purtroppo, però fino ad un anno, insomma, dalla scadenza, quindi quando sono passati anche 3 anni, non mi fanno nessun
effetto, quindi non mi fanno nessuna controindicazione, fortunatamente, però poi mi succede che quando metto un ombretto scaduto mi escono delle bollicine qui nella parte iniziale degli occhi. Non lo so perché, ma è così che reagisce e quindi so in quel momento che certamente l'ombretto in questione è scaduto. Ecco come mi accorgo quando ovviamente non tengo il conto di tutti gli ombretti che apro e così via. Però sì, solitamente li utilizzo anche da ad un anno dalla scadenza e fino a che non mi danno problemi, ecco. Ci sta sempre Luna Piena che mi chiede: posso sapere come mai non nomini mai tua madre, se posso chiedere? Allora, questa fa parte di alcune di quelle domande che insomma non ho, tra virgolette, il piacere di rispondere, ma non perché non voglio essere cortese, ci mancherebbe, non ho nessun tipo di problema, l'ho ad una conoscente, ecco, di viso e così via, ecco. Però sui social non ho proprio tutta questa voglia, e per chi mi fa la domanda, che ovviamente magari incuriosisce e quindi ci sta anche la domanda, ci sta anche, e però l'unica cosa che posso dirvi è mia mamma vive vegeta, semplicemente non vive con me, ecco quanto. Questa è Paola Spadaro. Ciao, posso sapere come curi i tuoi capelli? Che prodotti usi? Sono stupendi. Allora ragazze, io non faccio particolari cose per i miei capelli. Apro una parentesi, ho dei capelli molto lunghi e molto curati, forse è dovuto anche un po' dalla genetica. Il fatto che siano lunghi no, è dovuto al fatto che io non li taglio molto spesso e questo è l'unico segreto per avere dei capelli lunghi, non tagliarli spesso. Al di là di quello che vi possono dire i parrucchieri per portarvi dalla loro, ovviamente, però il segreto per avere i capelli lunghi è non tagliarli. Semplicemente questo è l'unico segreto. Averli lunghi e sani, beh, ci sono delle costanze da avere vicino ai capelli per averli lunghi e sani. Sani, io cerco di utilizzare dei prodotti che non siano nocivi per i capelli, quindi non sono una patita di Dio, quindi sì, prendo dei prodotti che non siano dannosi, che non abbiano dei brutti ingredienti all'interno, ma non sono una bio-addicted o qualsiasi altra cosa, una fissata di inci al 100.000%. Ecco, quindi sì, prendo dei buoni prodotti per i miei capelli perché non li voglio appunto stressare con prodotti nocivi che si sanno essere nocivi, però ecco, prendo quei prodotti da supermercato. Adesso sto utilizzando un altro shampoo e balsamo, voglio appunto finire di testare e farvi un video a parte. Però ultimamente sto utilizzando tantissimo, ho utilizzato tantissimo quelli della Garnier, quelli che vi ho mostrato anche nei video precedenti a questo qui, ecco. Adesso sto utilizzando altri prodotti che però sto ancora testando e ve ne parlerò un pochino più avanti perché ho intenzione di fare un nuovo video dedicato tutto ai capelli, proprio perché ci tengo tantissimo. Una cosa che faccio sempre è una volta al mese, 2 volte al mese in estate, impacchi con olio di cocco puro al 100%, che è un vero e proprio nutrimento fino in fondo per i capelli, quindi fare questi impacchi con olio 100% puri, che sia olio, non so, quello di cocco ad esempio, quello che utilizzo sempre io, però anche quelli con olio all'extravergine di oliva, che è anche molto buono, però vi consiglio il cocco perché è molto più profumato, quindi insomma fate quello e quello. Un'altra ragazza gentilissima che mi commenta molto spesso, Ale Summer, mi scrive che ombretto usi di solito, insomma, al centro degli occhi. L'altra volta hai detto un color burro, si nota molto. Solitamente è un color burro che prendo da quella palette, non so quanti colori siano, 144 colori mi pare, di Make Up Revolution, che ha vari tipi di colori di panna e mi piacciono tantissimo, quindi solitamente sì, è quel panna preso da quella palette. La ragazza mi scrive Mary White Flower 95, mi scrive: ma i tuoi capelli sono veramente così lisci al naturale? Sotto ad un video dove ho dei capelli veramente piatti, liscissimi. No, in quel momento li avevo piastrati perché io naturalmente sono riccia. Questi sono i miei capelli al naturale. Il riccio si è, nel senso, disteso del tutto perché ho dei capelli molto lunghi e pesanti per questa ragione. E quindi il riccio mi si distende.
pieno a 2 giorni dallo shampoo, ce li ho quasi dritti, però ecco, io sono riccia, e se riccio mi si distende del tutto, però ecco, questi sono i miei capelli naturali, non sono liscia naturalmente, quindi no. Un'altra ragazza mi scrive, questa è un'altra ragazza che mi dice, insomma, Imma, per quanto riguarda la linea delle collane, questa è Marzia Vitellaro, mi scrive. Insomma, mi chiede, mi dice ciao Iva, bellissima come sempre, volevo chiederti dove hai preso la tua linea centrale, ovvero quella con il mini cuoricino, che adesso, guardate caso, adesso non ce l'ho, ma ce l'ho su da anni ormai, 2 anni, tolta perché le ho lavate insieme a quest'altra e stamattina sono scesa e ho messo queste qui in velocità. Quella lì ha una chiusura e apertura molto delicata, quindi avevo paura di non riuscire a inserire e perdermela mentre camminavo, quindi ho deciso di non mettermela adesso perché le avevo lavate tutte qui placcate in oro. Comunque sì, mi dice dov'è che l'hai presa, quella me l'ha regalato il mio fidanzato quando abbiamo fatto 6 anni o 5 anni, se non mi ricordo bene. Comunque uno dei nostri anniversari di questi 7 lunghi anni mi aveva regalato quella collanina bellissima, che ha praticamente un cuoricino centrale qui e poi una collanina veramente sottile che è impercettibile, non si vede proprio. E comunque sì, praticamente dove acquisto le mie collane in generale, quella mi è stata regalata dalla fidanzata, quindi me l'ha presa in una gioielleria. Per il resto, queste collanine, in particolare questa qui con la luna che mi viene chiesto spessissimo, questa qui con i cerchietti, le ho acquistate da Sara Accessori Moda. La trovate su Instagram e ha uno shop online, oltre ad avere un negozio fisico a Torre Annunziata, mi pare. Mentre queste qui, che mi vedete spessissimo di varie fantasie, le acquisto da Accessorize e sono placcate in oro. Queste anche le lavo, insomma, con l'acqua e così via, però vi sconsiglierei di farvi la doccia tutte le volte su queste, quindi se queste qua per esempio le tengo anche quando faccio la doccia, cioè H24, queste qua di Accessorize, ho notato in passato quando le ho acquistate per le prime volte, quindi mi è servito come lezione, ho notato che mi si scuriscono, quindi cerco di evitare di farmi la doccia tutti i giorni con sull'oro, ecco. Le lavo una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, insomma, per una pulizia totale, per così dire. Poi c'è la Bonbon che praticamente mi segue sia su Instagram che su YouTube. Questo è un commento che mi lascia sotto ad una foto chiedendomi un pochino di cose. Una foto di Instagram mi dice, come prima cosa, mi fa una domanda, questa mi è veramente tantissime volte richiesta: come mai vivi soltanto con tuo padre e non anche con tua madre? Semplicemente perché i miei non stanno insieme. E quindi sì, vivo con mio padre. Come hai conosciuto il tuo fidanzato? Come hai fatto a portare avanti una relazione a distanza? Anche questo in parte vi ho risposto forse all'inizio. Ho conosciuto sì il mio fidanzato in vacanza, mentre io ero in vacanza con una mia amica e lui in vacanza con suo cugino. E eravamo insomma al mare, ci siamo conosciuti in vacanza e è nato lì l'amore, e so così dire. Dopo sì, lui mi ha fatto una corte immensa e poi alla fine sono finita tra le sue braccia, che non è un ragazzo comune, questo mi piace dire di lui, e per me è una cosa super positiva, non è un ragazzo comune, è una cosa super positiva, per quanto magari si possa pensare sia essere negativa, ma e non mi dilungo più di tanto, eccetera. E comunque sì, come hai portato avanti una relazione a distanza, fiducia, siamo molto complici. Insomma, la costanza, quindi sono 3 cose di fondamentale importanza, però nel caso io ho fatto un video più giù nella galleria dove parlo come sopravvivere ad una relazione a distanza, ovviamente a mio parere non è legge, però ecco. Ok, un'altra domanda che mi fa sempre lei, hai delle ossessioni particolari? Intendo qualcosa che fai sempre e che non sia del tipo toccarsi i capelli, eccetera. Allora, ossessioni particolari, posso dire sì, di avere alcune ossessioni del tipo mi innervosisco quando non mi sveglio in un orario che non mi consenta di fare tutto quello che ho da fare. Per dirvi, magari se vado più tardi a dormire e il giorno dopo, scattate le 7, per dirvi, non sono in piedi e mi sveglio molto più tardi, le 9, le 10, per così dire, che succede molto raramente, proprio perché cerco di non farlo succedere. Beh, sì, questa è una mia ossessione, mi devo alzare presto al mattino perché altrimenti non mi trovo e mi sveglio nervosa, nervosa perché ho dormito tanto. Non lo so, sì, posso definirla un'ossessione, questa cosa.
E poi come altra ossessione al momento non mi viene, tipo, non so, forse una cosa della quale sono ossessionata è gli accessori, se vogliamo essere così futili, blandi sulle cose, sono ossessionata dagli accessori, come ben potete vedere, ecco. Amo gli accessori, sono una mia ossessione, ne comprerei di diversi ogni volta e ne metterei di diversi ogni volta. Però sì, sono ossessionata dagli accessori, forse sì, se vogliamo rimanere sulle cose futili e stupidine così. Poi, sempre lei, come ha imparato a cucinare così bene, abitando da sola con mio padre, ho dovuto per forza imparare a cucinare. E quindi sì, cucino da sola da quando avevo 15 anni, ovviamente insieme alle mie sorelle, però ad un tratto della loro vita loro sono andate via, ovviamente con i rispettivi consorti. Io sono rimasta con mio padre, quindi come giusto che sia, dovevo continuare a sopravvivere, dovevo continuare a portare avanti la casa, per così dire, quindi per forza di cosa ho dovuto imparare a cucinare. Vi dirò, non mi pesa, non mi pesa affatto, anzi, sono contentissima di cucinare perché è un qualcosa che mi piace mangiare bene, mi piace cucinare bene. Tutto fila, no? Sempre lei mi chiede delle paure particolari. Allora, vi dirò, non ho paura degli insetti, non ho paura, forse un po' delle api, ma non è una paura, insomma, cerco di starle alla larga, ma non perché io abbia paura delle api, ecco. Qualcosa di cui ho paura, ovviamente, è quella più profonda, è quella che un po' tutti secondo me abbiamo, ossia quello di perdere le persone care, quindi un po' di cucina così, un po' di magone, e credo che sia naturale, sia una paura che è presente in ognuno di noi. Perdere le persone care, secondo me, è una delle paure più vere, più presenti in ognuno di noi. Quindi sì, forse se proprio dovessi dire di che cosa ho paura, ecco, ho paura di perdere le persone a me care. Non potrei sopportare la perdita di una persona cara. Quindi sì, forse questa è la paura mia più grande. Poi, sei un tipo ansioso? Sì, sono una persona molto ansiosa. Poi, infatti, lei poi continua dicendomi, per esempio, quando devi fare esami, ti metti tanta ansia. Sì, ho l'ansia di andare a fare gli esami, ho l'ansia di non riuscire a portare a termine lo studio, di non riuscire a portare a termine una preparazione di un esame, di non riuscire a portare a termine un progetto, un obiettivo. Ho l'ansia, però vi dirò, non mi lascio frenare dall'ansia che ho, anzi, la prendo come spunto per darmi la carica. Sì, anche quando ho una paura fortissima di andare a fare gli esami, di presentarmi dinanzi al professore e stare lì a parlare davanti a tutta, insomma, la classe o quello che sia, cerco di farmi forza con tutta me stessa e cerco di scacciarla l'ansia. Quindi sì, sono un tipo ansioso, ma non mi lascio frenare da essa, quindi dall'ansia, ecco. Poi, sei sempre così solare e sorridente, ma hai anche tu momenti no? Certo che sì, ragazze, certo che ho dei momenti no, ovvio che ci sono dei momenti no, siamo esseri umani ed è giusto che sia così ed è normalissimo che sia così e insomma saremmo tutti dei robot se non fosse così, quindi sì, certo che ho dei momenti no, tantissimi momenti no e il più recente è stato forse uno degli ultimi momenti trascorsi. Gli ultimi mesi non sono stati proprio il top del top, però anche in questo caso sì, ho dei momenti no, però cerco sempre di tirarmi su in qualche modo perché non sono la tipa che si piange addosso oppure la tipa che sta lì a pensare ai problemi, anzi cerco di fare di tutto per darmi una scossa, darmi ecco, una man forte, pure se comunque sono molto restia nel chiedere aiuto agli altri, cerco di darmi una mano da sola ogni volta. Non è proprio giusto così, non è proprio insomma, una cosa della quale vado fiera perché cerco di farcela sempre da sola e però poi alla fine crollo quando poi non ce la fai proprio più perché a volte si necessita del supporto di altre persone, soprattutto di quelle importanti. Quindi quando cerco di volermela cavare da sola a tutti i costi, poi alla fine crollo. Ci sono dei momenti in cui è importante chiedere aiuto a qualcuno,
quell'aiuto, se qualcuno di importante non ti verrà negato certamente, quindi è solo una sciocchezza dire ecco, ce la farò da sola. Certo, ci sono delle cose per cui tirarsi su da sole ti fa anche crescere, insomma, ti rende più forte e così via. Però è sciocco non chiedere aiuto a chi ti vuole veramente bene, perché farebbe di tutto per aiutarti, e a volte parlare con qualcuno, anche solo parlarne, di un determinato problema, di una determinata situazione, di una determinata cosa che ti sta facendo, star male, già solo quello può essere un sollievo e aiutarti a risolvere quel determinato tipo di problema. Non so se mi sono fatta, ecco, comprendere, comunque sì. Sempre lei mi scrive: qual è il tuo piatto cibo preferito? Allora, il mio piatto preferito, ovviamente, oltre alla pizza e le patatine fritte, che però non è che mangio tutti i giorni, io mangerei tutti i giorni pasta e ceci. Se dovessi scegliere un piatto preferito, però che non sia pizza, perché è scontato dire pizza, secondo me è scontato dire pizza, io direi pasta e ceci. Mi piace tantissimo la pasta e ceci. Poi, non so, sono gusti. Questa ragazza mi scrive, Lorena Coci, mi scrive: mascara ti fa delle ciglia pazzesche, insomma, mi scrive un po' di cose carinissime. Tra tutti i mascara Essence, quale consigli? Io vi consiglio vivamente il Volume Boost Mascara di Essence, che è una nuova uscita. È uscito circa un mesetto e mezzo fa, più o meno, e io ormai già ne ho comprati tre perché mi piace da impazzire. Il mio preferito, come chi mi segue da un po' di tempo, che sia qui o comunque su Instagram, il mio mascara preferito era l'Ultratec di Kiko, che ancora utilizzo perché ce l'ho ancora. Però questo di Essence è molto economico e fa delle ciglia pazzesche. L'ho messo anche oggi come infoltente insieme a quello dell'Ultratec di Kiko. Poi Libera di Sognare mi scrive, e l'ho già risposta, ma avete più o meno la stessa curiosità. Comunque, oltre ad un messaggio carinissimo che mi scrive: ti sanno benissimo queste acconciature, grazie dei consigli. Hai un colore degli occhi davvero splendido e naturale, o utilizzi lenti colorate? No. Questo è il mio colore naturale degli occhi. Ho un nocciola che però all'interno ha delle venature giallastre, e quindi quando c'è una luce molto forte davanti agli occhi, soprattutto quella del sole, si accentuano in una maniera pazzesca, e quindi fuoriesce un colore un po' tipo giallo, sembrano gli occhi di un gatto. Sono l'unica tra tutte le sorelle che è uscita con gli occhi, ecco, nocciola. Mi spiace un pochino, ad essere onesta, però ecco, ho imparato ad accettare questi miei occhi, e alla fine non sono poi così tanto male, anzi, vi dirò, ormai non mi ci vedrei con un colore diverso. Comunque sì, mi piacciono davvero tanto, e già vi ho detto, ho questo colore molto, virgolette, particolare, perché insomma, all'ombra ovviamente sono un color nocciola tranquillissimo, normalissimo, però è con la luce dritta in faccia che danno il loro meglio, e mi piacciono tantissimo, e perché appunto hanno questo colore che vira nel giallino, mi piacciono tanto. Poi c'è un'altra ragazza che mi scrive, Dodina94, mi scrive: ma begli acquisti, vai sul sicuro, si dice Ponzo, ok, era riferito ad un video haul passato. Ti piace Zalando? Io lo adoro, mi dice. No, non ho mai acquistato su Zalando, ma mia sorella sì, e non soltanto mia sorella, anche un po' di persone che conosco acquistano su Zalando e si trovano molto bene. Io non ho mai acquistato su Zalando. Potrei provare a dargli un'occhiata e vedere se mi trovo bene. E comunque grazie per il consiglio. Lo prendo come un consiglio perché mi dici che lo adori, quindi proverò ad acquistare qualcosa su Zalando. Alessia Chic mi scrive: e anche te, dopo un po' si fanno tutte le righe sulle labbra. Hai qualche consiglio per evitare questo brutto effetto decisamente antiestetico? Assolutamente sì, tutte le mattine quando lavo i denti faccio anche uno scrub con lo spazzolino da denti sulle labbra, quindi appunto lo grattugio. Termine più azzeccato, però sì. Lo grattugio esattamente qui su tutte le labbra, così faccio un leggero scrub, e questo mi permette di non avere quelle pellicine antiestetiche. Quindi sì. Sempre Luna Piena mi scrive: ciao, ma lavori, vivi da sola? Sono curiosa. Comunque sì, voglio vedere i video degli shampoo, che arriverà molto presto. Lavori, vivi da sola? Allora, no, non lavoro ancora. Spero di lavorare il prima possibile, trovare lavoro il prima possibile. Ci sono in programma un po' di cosine,
sono in programma un po' di cose, poi magari vi aggiornerò un pochino più avanti e quindi sì, sono in cerca di lavoro, ma altrove. Ok, sì, vivo da sola, no, non vivo da sola, ma vivo con mio padre, quindi lo ribadisco anche qui. Ragazze, mi dispiace tantissimo, ma il dispositivo mi si è spento da un momento all'altro. Nel frattempo sono dovuta scappare perché avevo degli impegni e quindi non sono riuscita a terminare il video. Però ecco, alla fine le domande erano terminate. Queste erano più o meno tutte le domande che sono riuscita a raccogliere tra i vari direct, vari messaggi sotto le foto di Instagram, vari messaggi anche qui su YouTube, che però sono soltanto quelle che sono riuscita a catturare. Del resto poi non c'è stata più traccia perché ovviamente me le sono perse e ecco perché vi chiedo che ho intenzione di fare un altro video ask, quindi approfitto di questo video per dirvi qualsiasi tipo di domanda che avrete voglia di sottopormi in certo senso, sarò ben volentieri e ben felice di rispondervi. Fatemele sotto a questo video così non le perderò di vista, certamente avendole appunto sotto mano, quindi sono certa che andrò sotto questo video e ci saranno tutte le varie domandine. Sarà ancora più semplice in questo modo rispondere a tutte le vostre curiosità. Spero che questo video vi abbia tenuto un pochino di compagnia, ma adesso si è fatto sera, quindi le luci sono decisamente super artificiali. Sia lo stesso giorno e nello stesso modo, ho soltanto cambiato la maglietta perché l'aria si è un po' rinfrescata, essendo insomma arrivata Quindi sì. sera. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi aspetto i vostri messaggi, le vostre domande giù insomma, nei commenti per un prossimo video ask. Alla prossima, un bacione.